Non lasciare nessun lavoratore indietro e attirare i giovani nel mondo del lavoro nel territorio. Sono tanti i temi che il Consiglio Generale della CISL di Padova e Rovigo ha affrontato in assemblea. Nuovi equilibri internazionali, transizione digitale ed ecologica, intelligenza artificiale, ma le priorità sono chiare. In questo momento delicato nessun lavoratore può essere lasciato indietro e ai giovani del territorio deve essere dato maggior spazio. La sfida più grande è tenere i giovani in questo territorio, che a cui ovviamente non è preclusa nessuna esperienza di lavoro all'estero o in altro posto, però dobbiamo tenerli comunque ben legati al territorio in cui sono nati e cresciuti, quindi bisogna ragionare anche con i servizi offerti e anche possibilità di lavoro, ma lavoro buono, lavoro giusto, lavoro equo. Noi dobbiamo far parte di un, diciamo, tavolo di contrattazione e concertazione affinché nessuno rimanga indietro, ma anche perché è positivo questo, perché comunque anche un'impresa forte può dare benefici, dà sicuramente benefici anche alla collettività e a tutti, perché comunque i lavoratori e le lavoratrici sono poi anche cittadini e cittadine. Occuparsi di tutti i lavoratori e le lavoratrici significa anche lottare per una sempre maggiore sicurezza sul lavoro. Davanti all'acuirsi degli infortuni gravi e delle morti bianche, la CISL ha deciso di agire. Noi abbiamo avviato una mobilitazione a febbraio attraverso la quale stiamo raggiungendo tutti i luoghi di lavoro, i territori nei quali noi cerchiamo di spiegare che esiste una prevenzione da mettere in campo, esistono delle regole da rispettare, ma esiste soltanto la necessità, e su questo bisogna molto incidere, di promuovere la cultura della sicurezza e promuovere la cultura della vita e del rispetto della persona. Tra i settori di cui si è parlato di più nel Consiglio generale c'è il manifatturiero, uno dei più colpiti dalle crisi internazionali, eppure ancora strategico per lo sviluppo del Veneto. Ora siamo in una fase nuova di transizione, sia per i grandi cambiamenti che stanno arrivando, penso alla decisione dell'Unione Europea di bloccare dal 2035 la produzione di auto a motore endotermico, che metterà in discussione molte imprese del nostro territorio, ma pensiamo anche alla trasformazione in corso in questo conflitto fra l'Occidente e la Cina, con molte produzioni che si stanno riavvicinando all'Europa. Allora, oggi è il momento non di lasciare le singole imprese da sole ad affrontare questi venti di cambiamento, ma di costruire una progettualità che tenga insieme, che abbia una strategia e che deve essere guidata anche a livello regionale.